E dunque, buonasera e benvenuti nel Salotto d'Effetto Notte a Matteo Botrugno e Daniele Coluccini, che sono i registi di Et Interra Pax. E buonasera Maurizio Tesei, che ne è protagonista, che è uno dei protagonisti del film. Buonasera ragazzi e benvenuti nel vostro salotto. Allora, questo è un po' il caso della settimana, lo dicevamo. Per chi ancora non lo sapesse, il film racconta che cosa? Il film parla di tre storie che si intrecciano allo sfondo di una periferia che non è nella fattispecie la periferia romana, anche se effettivamente si parla romana ed è girato in una periferia romana. E, la storia parla di Marco, interpretato da Maurizio, che è un ex detenuto che ritorna ed è costretto dalle circostanze a spacciare di nuovo. Sonia è una studentessa universitaria in cerca di lavoro e da tre ragazzi. Sì, Faustino, Massimo e Federico, che sono dei perdigiorno che passano il loro tempo fra risse e cocaina. Ecco, il tuo personaggio vuole cambiare, no? Vuole rifarsi un po' una vita, però trova forti difficoltà a farlo. Sì, hai già detto tutto, nel senso. Sì, perché comunque poi quello che emerge dal film, questa impossibilità di reagire a determinate situazioni in cui la vita ti catapulta e poi c'è chi ci prova in un modo, c'è chi ci prova in un altro. Sicuramente Sonia, interpretata da Ughetta, è un provarci molto più attivo, probabilmente meno disilluso rispetto a Marco, che ci prova, però poi alla fine quello che gli bussa la porta è sempre la stessa cosa. Però. Assolutamente, tra poco lo vedremo nelle clip. Allora, voi lo dicevate anche prima, non è un disagio, non è un film sul disagio della periferia romana. Allora, questa me la spiegate, perché non lo è? Beh, tanto per cominciare non siamo dei sociologi, non volevamo addentrarci in discorsi sociologici che francamente ci appartengono poco. A noi interessava raccontare la solitudine dei nostri personaggi e questa ambientazione periferica della città di Roma ci sembrava la metafora migliore. Questo grande palazzone che sta su questa collina, fermo, immobile, un po' isolato dalla città, dal resto della città, ci sembrava fosse il nostro personaggio aggiunto, ci piace considerarlo così, un personaggio aggiunto che come Marco sta fermo e attende un qualcosa che non sa se arriverà mai. È quasi la sua ombra, è quasi l'ombra di Marco. È vero, è proprio così, vedendo il film. Allora, se la regia ci manda in onda la grafica, possiamo vedere nuovamente il dato sugli incassi del film, no? Ecco, abbiamo voluto mettere insieme, diciamo, l'incasso totale con la media per copia, che comunque è un dato molto alto, quindi lo spieghiamo a chi ci segue a casa. Insomma, vuol dire pochi cinema, tre, però tutti pieni, insomma, sono andati a vederlo. Ecco, come reagite? Questo lo chiedo ai registi, lo chiedo anche all'attore, insomma, perché è un dato un po' bifronte, no? Questo, ma penso vi fa piacere. Molto piacere, soprattutto non è un po' strano trovarsi tra Una notte da leoni e I pirati dei Caraibi, insomma, per un film come il nostro, nato così un po' dal basso, è un dato incredibile. Secondo me, perché fornisce, secondo me, il nostro film fornisce un'alternativa al pubblico in realtà. E in un anno in cui, appunto, dicevamo anche prima, la commedia è andata per la maggiore, e forse le persone vogliono anche vedere dell'altro, e per carità, ben venga la commedia, e ci deve essere e deve continuare ad esistere, però le persone vogliono anche emozionarsi in modo diverso, forse. Direi che su questo abbiamo detto c'è altro, no? No, perché questa è una cosa credo che ci trova anche molto d'accordo, sì. Allora facciamo un po' di rassegna stampa. Vorrei citare Pierpaolo Mocci dal Messaggero, che da un po' i numeri sul film e svela alcuni meccanismi: 40.000 euro di budget per le riprese, più altri 40 per la post-produzione, 17 giorni di lavorazione a settembre 2009 sfruttando i giorni di vacanza del centro sperimentale. Perché, e su questo vorrei coinvolgere anche un po' l'attore, anche se non è una produzione del centro sperimentale, però molti o buona parte degli attori vengono dal centro sperimentale, e la Chimera che ha prodotto il film, no, raggruppa professionalità attoriali e non solo che vengono, quindi insomma mi sembra alla fine che poi questo diventa un po' un volano, no, per far venire fuori delle professionalità che magari non hanno ancora trovato la giusta visibilità, insomma, per creare delle opportunità di lavoro. È così o no? E in realtà attori proprio del centro sperimentale siamo in due sul film, se non sbaglio. Tre, giusto? Tre. Tre. Siamo tre attori al centro sperimentale. Il gruppo costituito dalla Chimera Film è un gruppo che credo esuli dal centro sperimentale, nel senso loro si sono formati lì, hanno voluto creare questo gruppo di lavoro, forse perché hanno già affiutato che le cose a certi livelli o te le fai da solo o non verrebbero fatte sostanzialmente, insomma, quello che volevo chiedere. Quindi non credo, adesso poi non voglio entrare nei meriti di un discorso produttivo che non mi compete affatto, dicono alcuni. Però è stata proprio una loro scelta, una loro scommessa. Mm-hmm. Il centro non credo che abbia supportato, no, il docente del centro sperimentale Gianluca Arcopinto,
al di fuori di lui non credo che sia stato supportato. Ragazzi, questo film dal sì, centro. Diciamo che effettivamente il centro sperimentale è un'ottima scuola di formazione professionale e noi, è vero che ci sono tre attori del nostro, solamente tre su sette attori principali del nostro cast provenienti dal centro sperimentale, però quasi tutta la troupe composta da elementi o già diplomati oppure ancora in corso, insomma. Uh-huh. E quindi forma dei professionisti, però d'altra parte non c'è forse la spinta finale, ecco. Sì, devono avere delle occasioni di visibilità, questo è chiaro, sì. In questo lavoro è fondamentale. Va bene, allora c'è ancora molto da dire sul film, sono curioso di sapere anche cosa ne pensano le colleghe, però prima ce lo vediamo nel salotto di Effetto Notte, Tinterra Pax, eccolo qua, prego. Non parli tanto, Dea? Si vede che c'è niente da dire. T'ho visto quando era un po' di tempo fa al bar di Sergio. Però poi non ci sei più venuto. Sì, una volta stavo sempre là. E mo? E mo sto qua. E se vai una biretta dove vai? Alla fine non è che bevo più tanto come prima. Da Sergio ci vengono spesso pure quelli, amici tuoi. Quali? Quelli che stavano prima qui a parlare con te. Quelli sono amici miei. Non sono amici miei. Mi sembra che tutto tranquillo. A volte mi chiedo come sarebbe fa la vita loro. Ma mi ci vede a me.